Cari amanti di Yu-Gi-Oh! Bentornati ad un nuovo episodio della storia dei formati di Yu-Gi-Oh! Sempre con il signor Tegame. Oggi andremo a scoprire il Treasure Format, il formato dei tesori, caro Jacopo. Raccontaci un po', descrivici questo formato e il nome, il perché. Guarda, il nome deriva dal fatto che ci sono un sacco di carte veramente, non so, belle o brutte, dipende da chi le attiva e dipende da chi le subisce. Di vista, certo. Tra l'altro, molti questi casi, la confisca, per esempio, che gli portano via la sacca, forse anche questo è un formato. Formato napoletano, stai dicendo? Sì, abbastanza. Ancora di più rispetto a quell'altro. Allora, siamo, se non sbaglio, dopo l'estate 2002 è uscito Sovrano della Magia, il terzo set che ha introdotto delle carte che sono a dir poco devastanti tuttora. Sono molte di queste sono bandite, vero Jacopo? Possiamo dire anche per fortuna. Sì, ma bandite da tanto tempo. Bandite da sempre. Non torneranno mai. Abbiamo Confiscation, una carta che pagando 1000 life points ti fa guardare la mano dell'avversario e scartare una carta al cimitero di qualsiasi tipo. Dopodiché abbiamo un'altra carta più forte, molto simile, che è The Forceful Sentry, che è la versione forte di Trappola Botola, come se Trappola Botola non fosse forte, dove senza alcun drawback voi guardate la mano dell'avversario, scegliete una carta e gliela rimettete nel mazzo. Anche questa molto molto simpatica. Andando avanti abbiamo quella che ad oggi io considero la carta più forte mai stampata su Yu-Gi-Oh! Soprattutto per come se magari i tempi non lo era, ma oggi sicuramente lo sarebbe. Seleziona 5 carte dal tuo deck, li mostri al tuo avversario, il tuo avversario ne sceglie una e te la dà in mano, le altre 4 vanno al cimitero. Quindi qua ti permette di setappare gratis tutto il cimitero con le carte che vuoi. Oggi ragazzi, una carta del genere, cioè sciocca di 5 di 4 carte più una carta in mano, non avrebbe senso. Impossibile che torni. Mai. Mai. Mai più! Poi mai più. Abbiamo uno dei pezzi della Trinità del GOT, sta carta qua pure è durata troppo, è sopravvissuta a 2 banlist, alla terza l'hanno bandita. Delinquent duo, paga 1000 life points, scarti una carta a caso da mano avversario e poi il tuo avversario ne scarta un'ulteriore carta. Quindi di base è paga 1000 life points per fare un meno 1 all'avversario, anche questa carta straforte. E per finire, tra le varie power card uscite, abbiamo Snatch Steal, forse quella un po' meno potente tra tutte, anche se in realtà pure questa potentissima, magico equipaggiamento che ti permette di rubare un mostro dell'avversario. Questo oltretutto è il set dove sono state inventate le altre tipologie di magie. Non so Jacopo se fate caso, ma magie rapide, equipaggiamento, terreno eccetera non esistevano. No, il terreno sì, ma tutte le altre non esistevano prima di questo set. Ha introdotto le magie rapide come per esempio Tifone Spaziale Mistico, ha introdotto le magie equipaggiamento come Snatch Steal e anche le magie rituale, che però per un bel po' non saranno utilizzate perché i rituali, indovinate un po', fanno schifo. Un'altra carta che è uscita poi è passata male un pochino, Giant Runade, che è un'altra Giant carta Runade. Molto forte oggi, ai tempi sì, magari oggi un pochino di meno, però comunque anche lì in alcuni deck, anche in un deck che vedremo oggi, potrebbe apparire. Ah sì? In un deck che vedremo, andiamo subito a vedere che deck faremo. Allora, noi, soprattutto Jacopo me l'ha detto, ma in realtà ho letto anche io questi commenti, molti mi avete detto che vorreste vedere magari delle best of one di più mazzi, piuttosto che vedere una sola best of three di soli 2 mazzi. Noi vi abbiamo dati ascolto e di conseguenza oggi non giocheremo una best of 3, ma giocheremo 3 best of 1 per mostrare 3 mazzi diversi, non 6, perché abbiamo decretato che alcuni di questi mazzi sono in stato troppo embrionale, come per esempio l'Empty Jar, che diventerà più forte in futuro, e il mazzo Abbandono, che in un formato che si gioca soltanto un recruiter con 1004 andrebbe molto a cozzare, cioè avrebbe uno svantaggio gigantesco, che è quello che di vedere i recruiter avversario schiantarsi contro i tuoi 1004 Sonic Bird e Senju, tra parentesi Manju ancora non esiste, quello che ti permette di scegliere sia magia che mostro. E di conseguenza i mazzi che andremo a vedere oggi sono un mazzo Tomato Control, recruiter control, lo scrippiamo, che è praticamente la stessa versione ma gioca qualche recruiter in più, il Clown Control, che Jacopo ha tanto insistito per vedere oggi, che secondo me è un mazzo ancora troppo meme, ma a noi piace così, va bene. E per finire Germ Barn, abbiamo finalmente un mazzo Barn che inizia ad avere il suo perché. Anche prima abbiamo visto negli scorsi formati delle versioni di Barn molto acerbe, questa versione di Barn, seppur acerba, inizia ad avere un senso. Perché? Perché sono uscite 2 carte molto interessanti, caro Jacopo. La prima è Toll, quella un po' meno interessante, che ogni player deve pagare 500 life points per attaccare. In un formato, anzi in un meta in cui ovviamente si parla ancora di evoco attacco, queste life points possono fare tanto la differenza. Soprattutto in cui sono apparsi i recruiter, quindi non è più
picchi un mostro, quello se n'è andato. No, ne rientrano altri. Esatto. Quindi inizia a diventare sempre più pesante. Assolutamente sì. E la carta, secondo me, molto forte dei due, Chain Energy. Ogni giocatore deve pagare 500 life points per giocare una carta. L'effetto è questo: per giocare una carta dalla mano, per farla semplice. Che quindi, con questi tre Trunade. E con questi tre Trunade, ovviamente, va in combinazione perché? Perché dopo che l'avversario ha pagato tutti i life points per settare le proprie magie trappole, tu con Trunade metti in mano tutte le magie, resetti, rigiochi il tuo turno, attivi Chain Energy, passi il turno e l'opponent deve ricominciare a pagare life points per settare di nuovo tutte le carte. Vediamo oltre a questo anche il Germe Gigante, anche lui facente parte della categoria Recruiter, se ne è distrutto in battaglia, infligge 500 life points all'avversario e può evocare altre due copie di se stesso dal mazzo, per un totale di 1500 danni. In più vediamo la Cyber Jara, che è finalmente uscita, la Flippy, spacchi tutti i mostri, si millano 5 carte, si evocano i mostri di livello 4 inferiore e il resto va in mano, quindi molto molto forte nel mazzo Barn, perché ti permette di tenere molte carte in più. Oltretutto, in combinazione sempre con la Chain Energy, farà pagare tanti altri life points avversario. C'è comunque da dire una cosa, ovvero che in questo formato c'è Tempesta Potente semilimitata a 2 e Tifone Spaziale Mistico a 3, quindi secondo me non sarà ancora fortissima la versione di Barn, più avanti diventerà più forte, ma comunque già in uno stato. E fatemi poi sapere se preferite delle best of 1 oppure delle best of 3, anche perché adesso siamo ancora in un meta in cui magari la side non è così impattante come in futuro la side diventerà molto importante, ci saranno partite quasi decise a tavolino per i matchup. Comunque oggi faremo 3 best of 1, a rotazione giocheremo tutti e 3 mazzi, quindi vediamo il primo mazzo che giocherà il signor Tegame. Oh, quello che ti meriti, Jacopo. Che meraviglia. Quello che ti meriti. Tu parti col clown. Hai voluto il clown e allora te lo giochi. Adesso pedalo. Esatto. Mentre io invece ti gioco un bel un bel Tomato Conto. Quindi il tier 1. Molto bene. Si inizia. Buona fortuna, buona fortuna. Anche a te. Ecco voi la prima lista. Abbiamo Tomato Contro. Questo era il mazzo tier 1 dell'epoca. Vediamo giocato il solito Cannon Soldier, probabilmente sempre in combinazione, oltretutto adesso portabile, di Pomodoro. Mandare al cimitero Sangan e Strega della Foresta. Triplo Mago della Fede, perché fino al prossimo formato non esiste Nobiluomo dello Scambio, quindi giocarlo meno di 3 copie per deck equivale al carcere. Cioè, con tutte queste power spell che lo accompagna. Adesso a maggior ragione c'è veramente la scelta, proprio la lista della spesa. Abbiamo il 3x di Insetto Mangia Uomini, che fa un comeback dopo che era stato un po' trascurato nello scorso formato. Perché? Perché in un formato che si giocano così tanti recruiter che vogliono essere distrutti in battaglia, e Insetto Mangia Uomini è un ottimo counter, perché li spacca per effetto e quindi non posso attivare il loro effetto. Abbiamo il 3x di Pomodoro, che porta praticamente il mondo, ma oddio il mondo, in questo formato porta il 2x di Sangan, il 2x di Strega della Foresta e il solato cannone, quindi crea un loop infinito di più uno a manetta, sempre questo portatizio che prende Caio, diventa un loop incredibile. Un soldato di pietra, perché che fai, non ce lo metti il soldato di pietra? Così un 2000, bel 2000, la gente 2000. Pensa sia un recruiter, temiena con Sangan per evitare magari il Maneater Bug, e poi dopo esatto, mille sui denti. Il bel soldato di pietra e il 3x del giallone più forte che esista e è in questo momento, che è il Mechanical Chaser. 1850 direttamente dalle buste da torneo, che ha power creepato lo scorso la Jin con 1800 d'attacco. Poi vediamo, vabbè, il monoper di tutte le spell più forti del gioco. Vediamo un 3x di spaccatura volto a andare a counterare i recruiter. Poi abbiamo una sola tempesta potente, forse perché, diciamo, tra il fatto che sono 3 maghi della fede e il fatto che i famosi goblin, Robin Goblin, non ci stanno più in giro, hanno detto va bene, mettiamone soltanto una. Anche perché abbiamo il 3x di Tifone Spaziale Mistico, che diventa molto più versatile come carta, la puoi attivare anche il turno dell'avversario. Abbiamo la prima carta che va, oltretutto va a counterare anche Snatch Steel, e una delle nuove carte di questo formato molto molto forte. Altre magie fortissime, abbiamo Mirror Force, abbiamo un 7 Tools of the Bandit, così sto per mettere una counter trap, e poi 3 buchi trappola. La side non ci interessa perché non andremo a giocare. Poi abbiamo il Germ Barn, sempre sul lato cannone, Cyber Jara per apparecchiarti il campo, il 3x del Germ, abbiamo spiegato prima, il 3x della zucca mistica, perché questo non è un pomodoro a casa mia, 3x dell'agile bomongoloide, come lo chiamo io, perché lui dà soltanto fastidio. Cioè lui serve semplicemente a riempire il campo, ok, e farti guadagnare life points. Basta, che però va in combinazione molto molto bene con le carte magia che faranno pagare i life points.
Minds. Abbiamo 2x di Sangan e la strega come sempre. Poi abbiamo Lancia Demente, si chiama in italiano. Bellissimo nome, tra parentesi. Lancia Demente, spettacolare. Il suo effetto è molto simile a, come si chiama, la tomba vuota, se non sbaglio, una magia che ci sarà in futuro. Comunque, permette sia a te che al tuo opponente di evocare un mostro al cimitero, evocarlo speciale in attacco o coperto in difesa. Quindi con questo ti vai a riciclare banalmente la giara. Poi abbiamo il 3x di Chain Energy, la carta più fastidiosa in assoluto in questo formato, le monocopie più forti. Poi abbiamo il 3x di Giant Runade per appunto rimettere in mano tutte le carte come ho spiegato prima, Monster Board, Pot, le solite. 3x di Just Desert per far tanti danni. 3x di Magic Jammer per andare a counterare eventuali tempeste potente power spell che ci sono. Molto molto importante, perché tu vuoi mantenere le Chain Energy sul terreno per far dei danni all'avversario. Se l'avversario ti tira tempesta potente e tu non le puoi proteggere, si prende un vantaggio gigantesco. Quindi 3x di Magic Jammer e la Mirror Force Nevergreen. Per finire, Clown Control. Questa lista l'ho fatta io perché non c'erano delle versioni di Clown Control giocate negli ultimi eventi, chissà perché. Me lo sono immaginato, strano, me lo sono immaginato così: abbiamo 2 Crash Clown che quando passa dalla posizione di difesa alla posizione d'attacco rimanda un mostro d'avversario in mano. Ha 1.400 difesa che sono ottimi per andare a counterare i recruiter, con 1.350 l'attacco che invece al contrario fanno abbastanza schifo perché sono 50 precisi sotto l'attacco ai recruiter. Abbiamo il Dream Clown che è la versione più forte, che quando passa dalla posizione attacco alla posizione difensiva spacca un mostro avversario. Le soliti Sangane streghe. 2x di Ratto, secondo me 3 è un pochino troppo, anche perché ti va a prendere soltanto il Dream Clown. 2 ci potrebbe stare, sai cosa Jacopo? Un soldato di pietra qua, potremmo valutare, può interessare al posto di un pomodoro. Come ce lo vede il posto di un pomodoro? Si può fare, dai, sì. Va bene, dai. Cambio in diretta. Oh, per andare a gestire il Mechanical Chaser ce l'abbiamo, e anche per dare un target ulteriore al ratto. Abbiamo le tre maghi della fede, perché meno non si può fare. 2x di Tifone perché non ci sta, l'obiettivo di questo mazzo è quello di difendere i clown principalmente, quindi ho voluto mettere 2x di Tifone. 2x di Tempesta, monopair di tutte le altre carte. 2x di Spade Rivelatrici, importantissime perché dobbiamo proteggere i nostri clown visto che sono carte lentissime. Oltretutto non ci sono ancora supporti che ti fanno cambiare la posizione più rapidamente, come può essere Stam che uscirà in Invasione del Caos, quindi dobbiamo proteggere i nostri clown. Buco Trappola per andare a counterare i vari pomodori e company. 3x di Waboko per lo stesso concetto delle protezioni, e una Mirror Force. Iniziamo. Faccio sempre a supportare dalla mia ruota. Vediamo la ruota cosa dice. Ha detto questo la ruota. Vai ruota, dammene un altro. No, ho sbagliato. Dammene un altro ruota. Ok, questo. Porca miseria, sbagliava ruota. Licenziata la ruota. Va bene, ci sta, dai, giochi clown. Pesca la sesta. Pesco la mia sesta carta. Giochi clown, ci sta che tu vada primo, su via. Che goduria. Oh no. Ci penso. Oddio. Che sto formato iniziare per secondo è una tragedia comunque. Ok, ci è andata bene per adesso. La cattiveria. Prego. Poteva andare peggio. Io sparo questa allora. Mi pare forte. Avevo una grandissima paura che arrivasse qualcosa che non doveva arrivare. Una confisca, qualcosa. Sì. Vai, spariamo via subito la coperta. Ci sarà. Sì. Ecco qua, il Mechanical Chaser. 650 nei denti. Ci saluto. Perfetto. Main 2. Via una cartina. Coperta, prego a te. Dunque. Allora, io direi che facciamo così e così. Prego. Ok. Stand by main. Allora, potrebbe essere un recruiter quello. Potrebbe esserci una Mirror Force anche. Quindi, potrebbe essere qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Mettiamo una Witch in campo. Attacchiamo. questo è forte. Eccolo lì. La nostra risposta. Quella lì è la risorsa migliore di tutte. Il soldato di pietra. Fortissimo. Allora, un po' ci spaventa una Fissure. Dai, vediamo. Andiamo così. Stand by main. Yes. Evoco un'altra strega. Vabbè. Sta arrivando. C'era. Sta arrivando. Andiamo a picchiare. Yes. Vediamo se entra tutto. Sono tanti danni. Tantissimi. Tanti danni. E noi passiamo così. Allora, io direi che
Man, e poi facciamo questa qui. Ai ai ai, il buco nero. Vabbè, abbiamo due streghe da attivare. Yes. Che possono prenderci tipo due Mechanical Chaser, come è giusto che sia, oserei dire. Andiamo un po'. Fammi vedere un attimo però. Ma sai che? Questa non è male, secondo me. Mi pare forte. Questa è una carta abbastanza forte, ragazzi. E ti dirò, caro Tegame. Ti dirò. Lo vogliamo risolvere. Prego. Qualcosa deve partire. Stand by me. Sì. A posto. Delinquent duo. No, però, sì. Va bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Questa. Ah. Piace il formato. E ancora... Tantissimo, che bello. E ancora non è uscito Forceful Sentry e Confiscation. Ole. Chissà l'altra, l'altra deve essere ancora meglio. Che vogliamo fare qua, che vogliamo fare? Sa che faccio così. Allora, stand by main. Facciamo così. Il buco. E poi no. Diamo un clown control. Incredibile. Bang. Aia. Fase di battaglia. E sono 2750. Che bello questo Crass Clown che ci sistema i life points. Il Crass Clown è veramente forte. Stand by main. Urca, urca, urca. Allora, per fortuna che anch'io possiedo il pomodoro. Verdin Cibacco. Ha senso attaccare il tuo? No, perché poi si fa un gran loop e tanti saluti. Attacchiamo frutta questo. E verdura. Frutta e verdura. Facciamo così. 50. E poi facciamo così. E passeggiamo. Mi chiedo anch'io. Attacco, pulisci i pomodori. Se lo metti in difesa è peggio. Si stalla. Grande situazione di stallo. Maledetto. Percepisci un po' di vantaggio carte in questa partita? No, io percepisco una grande paura tra spaccatura e... o change of heart. Perché il change of heart tu ce l'hai di norma. Quelle forte. Di base. Sì, sì, ce l'ho sempre in tasca. Vado sempre in giro con un change of heart quando serve. 5. Allora, quello lì, secondo me, potrebbe essere un insetto mangia uomini. Potrebbe essere un insetto mangia uomini. Tu cosa ne pensi, Jacopo? Un insetto mangia uomini? Penso che potrebbe essere qualsiasi cosa. Magari un Iran, no? Come si chiama? L'insetto. No. Non lo so se è l'insetto. Ah, fammi un po' pensare qua. Io penso che farò la seguente cosa. Attacco. Ci schiantiamo. Ci c'è il link 2, la tua, quindi tu scegli prima. Yes, facciamo così. Io Tegame t'ho fulato perché arriva un Sangan, il che vuol dire che parte il buco nero in main 2. Oh, ci saluta. Ci saluta tutto. E ci prendiamo un'altra carta. Ci prendiamo... un'altra Pummarola. E facciamo così. Allora, Pembafes, Memphis. Evoco normal il mio ratto gigante. C'è. La carta preziosa che mi sono tenuto fino adesso. E speriamo che sia proprio lui. Ed è proprio lui. Mago della fede. Io ci credo. Pensavo non ce l'avessi. Peccato. Dico, ma sono tenuto. Quando hai fatto il coso, il... come si chiama? Il coso. Il delinquent duo. Ce l'avevo. Sì. Ah, ok. Mi riprendo. Okay. Tanto qua. Change of heart, mi riprendo. Ok. Qua prendo 1700. Poi ho sbagliato pure io a non fare delle robe. Prenderò tutto. Forte quella carta. Te lo rendo. Sì, lo prendo. Prego. Lo prendo. Allora, questa ci può aiutare sicuramente. È che quella la tiriamo via. Questa faceva? Se la manda al cimitero, sì. Sperando di non pagare caro un errore che ho fatto prima. Direi che facciamo così e facciamo così. Prego. Allora, siamo obbligati a farla. Poco da fare. Urca, ok. È in full choice, è arrivata. Adesso ci dobbiamo ragionare. Mi serve qualcosa di forte. Siamo d'accordo? Ti darò veramente la peggiore. Una. Non te la darò. Silenzio. Okay. Tu ci puoi pensare. Sì, non è che devi rispondere subito sul momento. Va bene, c'hai ragione. Pensaci un attimo. Va bene, va bene. Questo... Oh, scusa. Sì. Questo... Un altro pensaci sacco, tu però. Allora, poi che c'è? Aspetta, questa. Sì. Qua. Ok. Ho come l'impressione che le magie non te le darò. È una scelta dolorosa questa. Partiamo da questo presupposto. È molto dolorosa. Oddio, mostra suscitato quanto fastidio mi dà effettivamente. Cosa ti prendi? Un Mechanical Chaser? Chi lo sa? Tire Borni, Pomodoro. Ma sai che non è
Cioè, mostro resuscitato non è così forte attualmente. Ma anche perché non ci sono mostri particolarmente forti in sto formato. Vuoi rebonare un Crass in un difesa per fare una lock? No, no. Mi sa che ti do il mago della fede, caro Tegame. Ti do il mago della fede, il resto può rimanere lì. Vediamo. È il mago della fede. Yes. Penso alla carta. Fissure te lo spacco. Pot mi pesco due carte. Il fatto è che conoscendo poco il mazzo che ho, non saprei neanche se quelle due carte in più posso uscire qualcosa di effettivamente importante. Dopo il misplay che ho fatto prima, lo sto pagando un po' caro. E mi sa che la cosa migliore da fare qua è prendermi un buco nero, così non ti faccio settare il mago. Bravo. Però tocca anche mettere pressione qua. Questa potrebbe essere molto interessante come giocata. Io ho 1400 life points, quindi sono precisamente a prova di attacco. Stai a un topo dalla morte. Sono a un topo dalla morte o a un pomodoro. Comunque questo matchup, questo mazzo meme clown, sì, ma ti sta mettendo alle strette. Ho fatto un misplay molto importante, dopo te lo dico. Immagino che questa sia un bel buco trappola che è rimasto lì. Potrebbe sotto. Essere. Potrebbe essere un buco trappola e non stato attivato sul ratto e potrebbe fare una certa differenza, come dire. Qua mi sa che lo spariamo. E poi io direi che mettiamo un po' di pressure qua. 1400. Orca miseria, 1850. 1850, caro Tegame, inizia a difenderti. Stand by face. Sì. Sì, sì, sì. E ora... E ora c'è da pregare. Io direi metto mostro coperto. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Però è ora di scoprire le mie carte. Spada rivelatrice. E passa. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, dai. Dai, queste spade sono forti. Dai, che sono forti. Non c'è caro un tifone. Caro Tegame. Oh. Non c'è il tifone? Ma sai che è proprio il mio cimitero il tifone? Vabbè. Chi di Change of Heart ferisce, di Change of Heart perisce. E però potrei far notare una cosa. Io ho fatto Change of Heart. E su questo siamo tutti d'accordo. Ho fatto Painful Choice. Siamo tutti d'accordo. Io qui nel tuo cimitero vedo buco nero, confisca. Beh, l'ho fatto pure io buco nero. Pot of Greed, delinquent duo, un po' di moth. E mi prendi pure il mio, tra l'altro. Sì. Aspetta, scusa. Sì, sì, sì. No, è finita perché poi ti faccio normal dell'insetto tifone. Sì, vabbè, ma qualsiasi cosa, la morte. Va bene, caro va bene. Tegame, però Tegame, sì. Questi clown l'hanno fatta sudare, Me l'hanno fatta, quindi... me l'ha fatta sudare non aver fatto questo sul ratto, perché io proprio ho detto sì, ma non ci ho pensato. L'idea di avere buco trappola settare, sennò cambiava tutto. Però qua ho fatto misplay, però il tuo deck è troppo più debole del mio. I clown, quando mi hai girato il Crass Clown, boh, c'avevo un pomodoro coperto, ho messo un bait, me l'hai messo in mano, poi te l'ho evocato, te l'ho picchiato. Io il clown del sogno faceva schifo, fa schifo e basta. Ho voluto settarlo il clown perché sennò rischiavo di morire sullo spot. E poi c'era Mari la possibilità che tu c'avevi Change of Heart, me lo prendevi e non ci facevi niente. E poi io turno dopo Mari vincevo con Change of Heart perché settavi qualcosa, non lo potevi sicuramente flippare, te lo mettevi nemmeno in attacco, così non potevi fare effetto. No, no, io era il Dream Clown, era, quindi non potevi al Dream? Sì, lo dovevi lasciare settato. E poi facevo Change of Heart, scoprivo e poteva provare a chiudere. Però vabbè, è stato un bel game. È stato un ci bel sta match. Quindi tu adesso prendi il pomodoro, io prendo il barn. Stavolta vado a sentimento. La carta giusta è questa. È sbagliato. No, non ci posso fare, non posso vincere sto gioco. E la fortuna non andiamo d'accordo. Ah, che bello questo deck. Oh no. Ah, oh, che ho pescato. Prego, allora, guarda pure allora, la mia mano. Prego, paghiamo questi 1000 life points. Ma sì, dai, li ho come l'impressione che so cosa sceglierà. Non lo so, forse Magic Jam. No, dai, Change of Heart, dai, togliamo Change of Heart per il momento. Poi dopo, Mari, se ci ripenso, te lo faccio sapere. Ora ho capito perché nessuno, su Format Library nessuno gioca a sto formato. Poi, che vogliamo fare? Io vi direi, ti direi. Allora, quindi in mano c'avevi. Aspetta, fammi segnare. Sangant, Renate, Jammer e Reborn. Ma sai che... Confiscation, Painful Choice. No, Painful Choice. Allora, mettiamo, diciamo, questo uno ci può andare. Un altro di questi ci può andare. Un altro di questi ci può andare. Un altro di questi ci può andare. E poi questa qui. Cosa mi dice che Sangan sarà la mia scelta? Come questa impressione. Va bene, ci sta. Sì. No, tra tutti è il meno peggio. Ti dico che setto 1, setto 2. Prego. Beh, situazione attuale è che potresti avere una Moff. No, secondo me è un Sangan quello. Poi però prenderesti Moff probabilmente. Ma io ti dico che faccio così e così.
e passo. Allora, Stand By Phase, Main Phase. Io ti dico che scopro la mia... Cioè... Strega. È lei. La foresta nera. È lei. Cioè. Una signora strega. Poi dico che evoco anche un ciccione. C'è anche lui. Entro in battle. Sì. Io con la mia strega della foresta nera. Sangan. Prego. Allora, direi che la nostra scelta migliore è una bella zucca di Halloween. Chio diretto. Prendo 1850. Rick. Posso rivedere la sua mano? Spray. Ah beh, è quella di prima col pomodoro. Pescato un'altra Sangan. Quindi io nel dubbio ti tolgo il pomodoro. Prego, prego Rick, prego. Va bene. Si accomodi pure. Situazione attuale. Oh, questa è cosa forte, di, eh? Qualcosa di un altro pianeta però. Beh, il terzo Sangan non può essere. Il terzo Sangan non è di sicuro. Faccio così e passo. Allora, secondo me è un bluff settato. Dico chiaro e tondo che secondo me è un bluff. Piccia. Non è che avessi molta scelta. Cioè, Sangan. Aggiunga. Ci prendiamo. Qua c'è da pensare. Ah, ma sto mazzo non gioca la Moff. Mi sono accorto adesso. Infatti dicevo. Non so perché io becco sempre all'inizio il mazzo senza il mago. Sto mazzo qua non gioca la Moff. Ma che serve la Moff? A che serve? La gioca la Moff? No, no, questo no. Il Barn non lo gioca. Il Barn? Ah, il Barn. Ricordati che non sto giocando mica. Stavo pensando ai clown, sì. No, che non si è viste le carte Barn per adesso ancora. Non ce l'abbiamo, giusto? Oh, ha senso prendere questa? Vabbè, se no che cazzo faccio? Secondo me fa soltanto dei gran casini, però nella vita bisogna far casino. Prendo la jar. Questa spacca tutti, vero? Sì. Vinci pacco. Sì. Memphis 2. Addirittura. Prego. Qua c'è da capire. Oddio, non è che ci sia tanto da capire. C'è da eseguire. Prego. Che quella purtroppo era Brandy. Vabbè, innanzitutto questo lo facciamo. Sì. Target, ti dico. Mm-hmm. Non penso nemmeno ci abbia senso troppo pescare. Forse quasi a prendere la Forceful Sentry e toglierti una power card e puoi trovare. Quasi quasi. Spicy. Prendo la Forceful Sentry. Ok. Entro in battle. Tanto questi si spaccano tutti. Se nel caso in cui fosse la Jara. Penso sulla dichiarazione. Che vogliamo fare qui? Però di sto mazzo è che non ha stallini. Cioè, oddio, non ha stallini. C'ha robe, in realtà. C'ha delle spade rivelatrici. Pensando sulla dichiarazione d'attacco. Secondo me... No, va bene. Jara. Quindi ci salutano tutti. Ci salutano tutti. Slash mill 5. No, anzi, banish 5. Che miseria. Aggiungo un po' di carte in mano. Tocca scrivere. Allora, adesso prendo tutto in mano, poi setto, perché tu non devi sapere ovviamente l'ordine. Ok, anch'io. Tu non devi sapere l'ordine. Beh, tu c'hai soltanto una carta. No, ma non devi saperlo l'ordine. Certo. Dai, facciamo così, sì. Metto qui, dai. Bene, siamo qui. Allora, Memphis 2. Tu avevi un Magic Jammer. È proprio lui. Sapevamo. Non che io possa far molto a riguardo. Sapevamo per certo. Sì. Nel dubbio. Ah, io devo aggiungere, tra l'altro. Aspetta. Devi aggiungere anche. Devi aggiungere. È obbligatoria la Witch. Sì, sì, sì. Lo sanno tutti che è obbligatoria. Certo, certo. Vabbè. Ci prendiamo. Ma sai che è qualcosa per menare? Ci prendiamo. Poi io direi. Ponero nel dubbio. Male non fa. Ah, niente. Il mio era il Man in the Bug. È proprio te lo lui, dico lo so. È era proprio lui. Io guardiamo la mano un'altra volta. Ma sai che... So forti, Ah, un altro germe. Aspetta, ci penso. So forti i Reborn. Guarda quanti mostri ci stanno. Ma sai che è la meno peggio lì dentro, forse. Non lo so, perché alla fine il ritorno totale non ci fa niente. Just the Search pure sto veramente tanto pieno di HP. Te tolgo i Reborn. Vabbè. E prego. Ok, tu la norma non l'avevi ancora fatta, no? No, ho solo flippato la ciccia. Aspetta, mi è cato di mescolare. No, prego. Beh, direi che questa è meglio. Prego. È davvero rilevante quello che ti tolgo. Tanto spaccature nei due. Direi che mettiamo via il Mechanical Chaser. Fa paura. 200 euro di carta. Carte costano tanto, molto forti. Molto, molto forti. E si passa, incredibile gaming. Mi piace questo mazzo, questo concetto di mazzo Barn. Quindi questo deve essere Germe. Stand By Phase. Memphis Germe era un... Evoca in attacco, tra l'altro, Germe. Sì, è un 100 di difesa. Quindi... Evoco normal. È proprio lui. Pam. Sì. 500. Altri 500. E 300 a te, però. Sì, sì, sì. Qua quasi ero tentato di fare una Fisher, sai, per non prendermi sti 500, però vabbè, ancora abbastanza pieni. Non è particolarmente pericoloso, diciamo che Trio Jam ancora non c'è. Attenzione, questo cambia tutto.
Questo cambia tutto. Questo è nuovo. Memphis, Memphis. Sì. A Tigo intanto faccio questa. Peino. 1000. Basta. Quindi era un dessert. Quindi c'è un altro dessert in mano. Ti vado a settare entrambi così. Ho bisogno della mia win condition. Cioè, non so quale, però. Da qualche parte c'è. Facciamo così. Ah! Lancia demente. Evochiamo coperto in difesa un mostro. Chi scelgo io? Guarda. Non so chi deve scegliere prima, il giocatore di turno, penso. Che dice? Quando scarfip damage player, forse sì. Guarda, io dico che metto questo qua. Non puoi scoprirlo nello stesso turno, quindi di base non... Aspetta, io però ancora posso menare, vero? E... Ah sì, perché ho menato sì. Solo con questo. Allora no, aspetta, fammi mettere questa qui. Stavo a pensare... Questa qui, sì. Puoi mettere anche in attacco, eh? Anche in attacco, sì. Allora sì, forse sì. Anche in attacco, sì. Anche in attacco, però io penso che non t'ho molta scelta. Che carta sarà? Chi lo sa? Picchio questa carta qui sconosciuta. Ah, Cyber... Oh, comunque, forse l'MTGR poteva avere il suo perché. Guarda già quante carte. Allora, slash banish 5. E insomma. Un altro insetto, comunque. Ci stanno solo quelli. Però tu ti risetti questo. Oh, io tanto c'è Rejeki. Vabbè, almeno c'ho una strega. Tu invece c'avevi le magie, scusa? Un Trunade e un Magic Jammer. Ecco qua. That's incredible. E io devo dare 2. Devo dare 2, sì. Vero. Carte, cazzo, empty jar aveva più senso di sto mazzo. Ci prendiamo. L'hai preso, scusa, non ho visto. Un mechanicalizer con la strega. Okay. Sì, cambia nome ogni volta che lo pronunci. La possibilità di sniperarti un Just Desert che dovresti averci in mano, forse. Che volte te l'ho visto, no, forse no. C'è uno da dare. Io li pago, sti 1000. Sembra giusto. Prima li pago. Prego. C'è meno scelta per scartare. Uno verso il coso a 4. 2. Questa deve essere qualsiasi carta. Però devo dire che non... Aspetta, stavo in Memphis 2 tra l'altro. A livello di danni non avrebbe fatto molto. Cioè dovrebbero... Non ti escono mostre evocabile. Qua prendo una carta. E che ci prendiamo? Vabbè, non è che ho molta scelta. Tu quindi c'hai, che io so, in mano Magic Jammer e un altro Trunade, perché sì, ne avevi 2 all'inizio. Sì, sì. E hai dato adesso, scusa? La strega. La strega forestiera, ok. Dico, prego. Non hai fatto la normal sto round? Mi sembra di no. Ho picchiato chi c'avevo. E che dovremmo fare a riguardo? Tanto, ormai è andato. Questo è quello che sta il Man Eater. Questa è la carta sconosciuta invece che hai picchiato. Aspetta, penso un attimo, sì, sulla summon, prima cosa. Sì, sì. Io direi che te la tolgo. Che... Ha senso. Beh, qua... Anche perché più che altro col deck tuo quando è che c'ha value, se no togli. Qua... Guarda, io sto guardando il mazzo. Non... Vabbè, qua niente. Finita. Memphis. Man Eater spacca per forza, quindi in realtà... Sì, lo so. Allora, uno è una Trunade. Quindi, attenzione. Aspetta. Questa. Trunade. È proprio lei. E l'altro che era? Che c'è? Magic Jammer. Non so niente. Magic Jammer. E più c'è una carta pescata. E un pomodoro e una che non conosci. E che potrebbe essere anche la 7 in realtà. Ci proviamo, dai. C'è. Sul Reborn. Sì. Evoco normal. Reborn sull'altro. Mechanicalizer. Fa così. Jammer, yes. Ci saluta. Non c'ho altro perché... Ah, c'ho la normal ancora. No, la normal l'ho fatta adesso. Io... mi prendo 2150. E c'è il pomodoro in mano. Esatto. No, l'ho scartato. Scartato il pomodoro. Sì. Ah, ok, quindi c'è un'altra carta che non conosco. Una carta che non conosci. Prego. Magari un altro pomodoro. La mia win condition attuale è prendere pot e pescare... Cose. Beh, questa è la parte iniziale. Questa è la prima. Questa è la prima. E tanto ho perso, perché comunque ci hai settato il... Il Man Eater. Sì. Ah, niente. Guarda. Io c'ho dentro al mazzo tutte e tre le Chain Energy, che dovrebbero essere la carta che vuoi vedere all'inizio. Ma per iniziare a immaginare. Le Cyber Giare sono state un disastro per te, sì, enormi per me. Sì. Cioè, sì, proprio, sì, io ho visto tutte le Power Spell. Io non ho le visto niente. Cioè, guarda le magie che ho al cimitero, non ho nulla. C'ho 3 magie in totale. Strano sto mazzo, comunque, che c'è sta roba per 1000 altre magie e poi non te le puoi riciclare con i Magician. No, infatti. Secondo me i Momonga sono totalmente inutili. No, infatti. È il
Il punto è che sto mazzo deve vedere per forza Chain Energy o Toll. E allora lì i Momonga, i germi si sentono molto di più. Sì, ho capito, però cioè, vuoi mettere in un formato dove tre per di Mago della Fede che non puoi togliere? Ma di cosa stiamo parlando? Cioè vale molto di più, vale molto di più. Adesso, adesso vedremo che riesco a combinarci io. Ah beh, io con il deck dei pagliacci, va bene, va bene. Ma che i pagliacci secondo me non hanno un bruttissimo matchup. Non puoi ci vincere. Provo. Invece sì. Prima volta che inizio primo, incredibile. Tocca anche a e me. Questo matchup è molto importante, tra l'altro. In questo formato, più che mamma mia, ragazzi. Mamma mia, ragazzi. Offer draw. Che non so cosa possa essere successo. Non c'è il rifiuto qui, c'è solo accetta. Puoi solo accettare, Jacopo, non si può rifiutare. Vogliamo rifare? Hai capito. Va bene, va bene. Non posso perdere. Maledizione. Io sì, ho perso fare play. Vabbè, pace. E comunque quel game non lo vincevo. C'ho due ratti, due clown, una strega, un'altra carta inutile. C'ho cinque mostri inutili in mano. Sta mano mi piace. La gradisco, la gradisco, la gradisco decisamente. Dunque, direi di iniziare con una carta. Ok. Setto un'altra carta. Vabbè. Attivo Chain Energy. Ok. Poteva andare decisamente peggio. E passo. Io direi che ci togliamo subito il dente e la tiriamo via. Se n'è andata. Poi facciamo così. Guardi la mia mano. Guardo la mano, sì. Dichiaro di voler guardare la mano. Comunque è forte Druned, eh? Ah, con Cenergy se rimane in campo è forte, altrimenti no. Sì, sì. Ma io non so neanche se valga la pena qua. Cioè, Reborn sembra faccia così schifo. Probabilmente vale. Potrei... Ma sì, hai via Reborn. Hai due, meglio Reborn. Tanto nel senso, quella non... Che fai? Scarti sì, Druned? Sì, sì, no, no. Druned no. Potrebbe essere una giaretta. Oppala! Va bene. Ma io so che tu c'hai Trunade in mano, non so cosa hai coperto, però secondo me la cosa migliore che possa fare è così. Mannaggia. Eh sì. Eh sì. Cioè questo mi countera il mio germe gigante. C'hai Trunade e Sangan. Hai visto, perché è fortissimo il Dream Clown. Una volta ogni due turni, forse per miracolo ti spacco un mostro, cioè pensa a te. Devo accettare tutto ciò. Sì. Devo accettare tutto ciò. Sì. Non ho altro un turno di spade. Allora, io direi, senza pensarci troppo, che facciamo così. Bonk. Ci saluta. Eh sì. Prendi 500. No, 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 non prendo ci niente. Ci abbiamo provato. Non penso proprio. Non penso proprio. Giochiamo la streghetta e quello penso sia Sangan. Proviamo a menare. Ci saluta. Ok, c'è un search da fare. Mi prendo. Ma sai che è tu, una giaretta, la gradisco. Non male. E direi vai. La giara è che non gli puoi fare nemmeno il coso, il... Sei costretto a attivarla tanto. Sì, non gli puoi fare change of heart. Non c'è modo per difendersi a tutto ciò. Puoi difenderti con il clown. Con il clown, sì sì. Che però adesso non fa assolutamente niente. Perché non ha nessun supporto. Eh sì. Passo così. Due. Non è che poi attivi Trunade dopo, per favore. No. Sì. Ascoltaci. Sì. Tanto e sia la Giara o no, almeno c'ho un search. È la Giara? Eh sì. Non ce l'aspettavo mai nella vita. Va bene. Adesso vediamo se la mia è più forte della tua. Mi pare forte questa Giara a me. Dio. Pure questa. Anche la tua. Sì. Painful. Le Giara sono pericolose. Allora. C'hai... Allora, vabbè, li setto. Tu non sai dove sono. Certo. Tu c'hai un mago della fede settato in pratica. Sì. Cioè ci avrai. È lì. Se vuoi lo evocare in attacco. Ci ho pensato evocare in attacco. Penso metterò coperto in difesa. Questa se ne va. No, lasciali dai. Ha fatto il suo corso. Tanto poi arriva lancia demente a riprenderla. Allora, tu c'hai due pomodori, una strega. Che boh, mi lasciano abbastanza tranquillo. Due pomodori, una strega. E poi c'hai change of heart e l'energy. Ok. Oddio, forse sai cosa? Leggendo bene, forse è meglio mettere in attacco il mago della fede. Non so perché. Così. No, ci penso. Se lo vedi così. Forse era meglio evocare. Ci penso. Cioè, se mi dai la possibilità ancora in battle. Certo, non ho fatto nient'altro. Perché sai. No, io l'avrei messo coperto. Perché poi il turno dopo tu lo scopri, no? Sì. E puoi aggiungere una magia. Tu lo scopri. Io.
Io lo scopro. Capito? Però se vuoi mettere attacco, però c'è solo 300 attacco, c'è pure 400 difesa, capito? Sì. Non lo so, vedo. Ci penso molto attentamente, mi sa, guarda. E metterlo... Perché poi adesso devo tirare anche due. Magari te la sniper, però sei su 5 carte. Non è proprio bello, 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 no. Mi sa che lo terrò scoperto in attacco, caro Tegaro. Va bene, dai, va bene, dai. Un po' pericoloso. Vai attaccare? No, non penso attaccherò, mi dispiace. Allora, noi abbiamo painful choice. Meglio che tiro via qua. Tra tutto sto pattume qua. Perché poi non riesco neanche ad usare la magia a causa di quello. Scopri painful choice. Tirarlo adesso, tu c'hai due pomodori. Ma forse posso tirare painful choice. Ah, aspetta, facciamo così. Intanto... direi che paghiamo 1000 e vediamo cosa ti scarto, che in base a questo potrebbe fare la differenza. Da 1 a 5, 3. Questo. E beh, ma va bene. Ci ho cambiato idea, Jacopo. Lo metto in difesa, te l'ho detto. Lo coperto, me lo metto. Sì, 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 sì. Ci e stava 1 su 5. Mi scarto. Questa roba qui che penso non mi servirà. Per adesso no. E adesso però Painful Choice guadagna tutto un altro valore, devo dire. Painful choice. Ancora devi fare la summon, sì, tra l'altro. Sì, sì, sì. Allora, painful choice, una scelta molto molto dolorosa. Ancora due moth nel mazzo. Allora, una scelta assai dolorosa. Direi che i recruiter fanno abbastanza cagare. Ma tu con chi avevi menato prima? Con... è giunto di witch? Ah, non ho aggiunto di witch. C'hai ragione. È vero, c'ho troppe... ok, devo aggiungere di strega, c'hai ragione. Allora, prima aggiungo di strega. Una carta, ma non ti aspetteresti mai. Poteva essere qualsiasi cosa. Ho scelto questa. Poi vediamo un po'. Obbligatorio, ragazzi, aggiungere strega. Se io gli butto tutte le magie trappole, tipo, che ne so, 1, 2, 3, 4. Adesso quella che ti aggiungo in mano è rimasta. 5. Prego. Che miseria. Non so che è. Ma sai quasi adatte la Port of Grid? Tra tutte è la meno peggio. Ah, tu dici, ci sta. Non è rimasto niente a pescare. Cioè, ce l'hai tutte. Che è rimasto? Change of Heart? Sì. No, aspetta, Tempesta potete potrei... no, c'è un po' di roba ancora. Però fa tanto ridere che ti do Tempesta potente in mano o Port of con Grid. Con Barn. Ah, ti do la Tempesta, dai. Ok. Sembra... se vuoi farla, puoi attivarla. No, io per adesso me, ma per tengo. Me va bene. Per me va bene. No, io la tengo per adesso. Sei sicuro? Guarda che... ci penso sicuro. Bene, ma penso per adesso di tenerla. Poi, io ti dico, setto un mostro che non conosci, te lo assicuro. Potrebbe essere qualsiasi cosa. Per la situazione in cui si ha... io so che tu c'hai Trunade. Cosa c'hai? Change no. C'hai un Chain Energy che tu lo sei tenuto in mano e un Trunade sicuramente. Non so se tu abbia altro che conosco, non credo. Mi sa che hai una carta che non conosco. Dovrebbe quella settata ce l'hai da sempre lì settata. Potresti fare Trunade e iniziare a menare? Quanti danni subisco? Non pochi danni. Ma io non so se è la scelta giusta questa. Forse sono stato un po' avventato, però io faccio così. E mi prendo... allora, se prendo il clown ti costringo praticamente... no, non è che ti costringo, però... tu c'hai due pomodori. Se io prendo il clown, praticamente ti costringo ad attaccare. Ti costringo a fare quella mossa lì. Se prendo la strega mi faccio un plus, che potrebbe essere interessante. Ci devo pensare un attimo qua. Comunque, se non hai Tempeste ti costringo a fare Trunade e a ridarmi in mano spada. Che vabbè, tu sai che non un'altra, quindi capirai che differenza. Ma due... Però due sono meglio di uno, sì. Infatti. Alla fine, cioè, non mi faccio il plus, però questo qua ti mette pressione, quindi prendo il Dream Clown. E poi faccio così. E poi passo. In end phase! Sì, prendo 1500. Più goloso di questo è difficile. Prima l'ho tenuto un po', ma anche l'avessi attivato non cambiava niente. Avevi troppo vantaggio. Main phase. Ci proviamo. Caro Jacopo. Waboku. Figlio di... sì. No, aspetta, questo è un po' difficile questo. Adesso è dura. Waboku, che carta incredibile. Qua mi prendevo tanti danni. Con due spade in mano è dura. Ma tanto sei già quello che ci avrò. Posso scoprirti... sì. Vedere che c'è qua sotto, magari che non c'è. Quindi tu comunque sai che c'ho. Che ho con uno di quelli che non sai. E così giusto per vedere... sì. Poteva essere chiunque. Aspetta. Sono tante scelte, ma ho come l'impressione che questa sia la scelta che andrò a fare. E ti dico... c'ho solo questo. Sì. Allora, tu sai che ho Tempesta, forse se ti sei ricordato, perché stanno succedendo delle robe qua. Io però ho troppe carte e non posso non attivarle, perché se no inizio a pagare troppi life points, che è l'unica tua win condition, quindi non vedo perché, cioè non ha senso non far questo. Poi direi che faccio anche Rage Eki. Aggiungo, sì, strega. Sì, sì.
Qua ti rimango. Che c'avevi? E dai, prendiamo questo. Lancia di mente. Allora, questi maghi. Ah, intanto io direi che spariamo anche il topo. Fammi pensare, sti maghi, perché poi sì che ho spade, però se c'hai un tifone così poi mi puoi fare dei danni a gratis. Magari un 1100 attacchi con recruiter. Tu hai due spade. Sì, hai ragione, però tu potresti essere tempesta, io non so se abbia senso attivarti due spade. Potrebbe aver senso. No, è troppo rischioso, perché se mi fai tempesta, mi evochi, mi fai 1100, vado a 2004. Quanti botti hai? C'hai ancora due Just Desert da tirare? Però c'è anche una Cyber Jar. No, ascolta, io qua non li faccio. Ti attacco per 2006. Mi accontento. Ci accontentiamo di 2006 e poi facciamo una bella spada e una bella carta coperta. Allora, c'hai un'altra spada da qualche parte. Sì. Main phase. Dunque. Facciamo così. Passo. Uno di spade. Stand by main. Allora, è rischioso, ma no, qua rischio veramente, veramente tanto. Io intanto faccio... Mica, qua se parte Just Desert mi metto a piangere. Yes. Allora, 2006, tu sei 5004. 5004. Quello lì è chiaramente una strega, un Sangan. Non sarà mai la lancia. E invece... Elmo Monga, cavoli. Lui ce la fastidio, sì. Comunque non era la lancia, questo lo davo abbastanza per scontato. Ne avevo solo uno perché... Solo uno? Sì, sì, sì. Quell'altro. Sì, no, non va bene, va bene. Se no bricca. Vai, altri 1000 e 1004. Okay. Ah, scusa, sì, in effetti 1004. Io sono costretto a fare così perché la tua idea è quella di piazzare la lancia nel momento in cui io metto il Dream Clown in difesa, quindi è molto importante per me tenerlo in attacco. Passo. Sta molto attento con le points. Mio Dio. Ah, sì. Main phase. Sì. Reject. Buco nero. Ah, è questo. Non ci posso giocare attorno, purtroppo. Vabbè, potrebbe fare tanta differenza. Setto una carta. Sì. E attivo un'altra. Sì. Prego. Allora. Due turni di spade. Mettiamo questo secondo segnalino. Due turni, sì. Come sì, se sì, non sì. C'è, non entri la terza. Molto importante. È molto importante. Allora, potrebbe anche essere la Gemo Monga, però ti dirò. Vuoi pagare 500? Sto pensando. Potrebbe essere... Beh, comunque, giocare devo giocare, non è che posso... Come sono messo a tifoni? Allora, ho ancora almeno una tempesta e non so quanti tifoni nel mazzo. Mi sa un tifone, una tempesta. Ma due tempeste giochi? No, una tempesta nel baresto mazzo. Mi pareva due, non mi ricordo. Secondo me due ne giocavo, l'ho fatto io. Ah, sì, sì, due, sì, sì. Un mondo in cui c'è tempesta a due. C'è chi ne gioca una di side. Anzi, la maggior parte ne gioca solo una di main e una di side. Ma forse appunto per quello, cioè, tutta roba chainabile al massimo. Qua mi fai la lancia, poi a me in realtà va anche abbastanza bene, però devo pagare 500, non posso non mettere robe. La lancia, no? Eh. Quando questa carta viene mandata al cimitero dopo che è stata flippata, quindi una volta che lo flippo, cioè non è che devo farlo in quel turno. Ah, oddio, a me lo chiedi. Il credino della lancia, penso almeno questo ce lo può concedere, o no? Cerchiamo il ruling, Spear Cracking Rune. E dice quando è stato mandato, anche se è stato flippato. Sì, sì, sì. Basta che si flippa in qualche modo. Torrenziale non c'è, c'è ancora Re Ciechi. Io nel dubbio, il cretino lo flippo. E non pago 500, tra l'altro. No, perché era già Bang. Lì. Vabbè, l'hai attivato, è lì. Pago 500. Sì. Prego. Che belle ste partite. Via le spade. Via le spade. Ah, le spade. Questo è molto importante. Il cretino con la spada. Il la cretino lancia, questa è una situazione molto particolare. Tu c'hai anche l'agile Momonga lì, che comunque coperto nella spell in trap zone. Scusa, ne hai due? Ci avrei il terzo in mano. No, ne volevo caso solo uno. Mari, questo è un grande bluff e c'ho la power card in mano. Ah sì, immagino. Tu giochi fortissimo con Momonga che c'è in mano e invece c'è la power card. Fortissimo. Quindi come puoi mandarlo al cimitero? Beh, puoi mandare al cimitero con soldato cannone. Quando muori in generale, giusto per... Siccome se deve flippa prima, sì, per evitare che cambia un re ciechi. Non pago. Passi senza fare spade. Non pago, okay. No. Non faccio spade. Puoi fare quello che vuoi. Ok, cioè, io c'ho paura. Ho molta paura. Però io alla fine posso permettermi a aspettare. No? Andiamo, se puoi permettertelo. Non vorrei pagare soldi. Points. A nessuno piace pagare, caro Jacopo. Questa è la dura verità. Beh, altri 500 li pago. Sì. Eccolo, l'agile Bobong è arrivato finalmente. Non è vero, non è lui, assolutamente no. È la power card quella che c'è in mano. Noi ci possiamo permettere ad aspettare, questa è la domanda. Il concetto è tu, Trunade, hai altri Trunade, pago. Ah. Sì. Che goduria. Vai, non pago. Vai, non è così. Allora,
Questa è una carta interessante. Non che mi piaccia pagare, ma è una carta interessante, indubbiamente. C'hai altri due botti, oltretutto. Questo posso fare qualche bella magia. Pago. Prego. Con due Just Desert ho perso. Noi speriamo che non ci siano, ovviamente. Sono delle carte. Che carte ci saranno? Paga, paga. Start turn. Allora, fammi pensare. Eh no, qua è difficile. Coli settate è sicuramente l'agile Momong. Ne sono sicuro al 2 miliardi per cento. Potreste avere un Just Desert pronto a spararmi. Io direi che lui ti torna in mano. Dannazione. Ti rinizia il processo da capo. La situazione è che potrebbe essere anche il soldato di... Non mi ricordo se c'ha il soldato di pietra al tuo mazzo. Me lo puoi dire o devo andare a checkare? Te lo dico, aspetta. No. Non c'è il soldato di pietra. Non c'è il soldato di pietra. Ok. Quella carta lì potrebbe essere un'altra strega della foresta, un Sangan. Io però un po' di pressure qua la devo mettere. Secondo me, io sono sicuro al 99% dell'agile Momonga. Però, cosa potrebbe essere? Un pomodoro? Potrebbe essere il terzo pomodoro. Potrebbe essere un altro germe gigante. Se è il germe è una tragedia per me quella. Però io se non attacco faccio abbastanza fatica a vincere, quindi ascolta, devo pregare che sia il Momonga. L'ho detto e ripetuto che non era il Momonga ed è proprio lui. Germe, no. È lui. 500 attento. Li prendo. Un altro germe. Li prendo. Si evocano uno a uno. Prego. Se c'hai Just Desert, ho perso. Ecco quella situazione. Perché ovviamente non ci sono modi per curarsi life points. Dov'è il tuo walk mistico? Dov'è di Anchieto il curatore? Tra l'altro mi sono visto un replay fa proprio tu che giocavi, che facevi il walk mistico ai botti contro quello col BLS. Ah, ok, figo. Oh, ascolta, passo. Penso di poter recuperare con Chain Energy. Comunque è successo esattamente quello che ti ho detto. Cioè, se hai Chain Energy e l'altro non ci siamo di toglierlo, e non puoi perdere. Non puoi perdere. Io dico che pago sì. 500. Sì. Non devi in realtà, perché è già sul campo, però. Non è dice attivare? No, puoi giocare dalla mano. Ah, dalla mano, ok. Distrutto in battaglia, c'è la mirror, direi che aspettiamo, tanto posso aspettare pescare una carta barn, def. Posso passare così fino a che non pesco il Just Desert in pratica. Ah, cioè, sì, ma in realtà puoi passare così a prescindere, perché non posso più giocare carte. Cioè, si va al deck out. Hai pensato a questo? Aspetta, non li posso attaccare. Attacco. Poi attacca. Allora, se becchi mirror, sì. Hai comunque non vinto. È un problema. Con un'altra carta. Ma va, non c'è nulla. No, qui attaccavo perché anche se mi beccavo mirror, tiravo giù il toll. Sì, ma quindi io non potevo più vincere perché non potevo più... Cioè, il concetto di sto mazzo è proprio... Io ovviamente c'ho nel mazzo sia un tifone che una tempesta, non ho pescate. Il mazzo Barn vince se piazza Chain Energy e l'opponent non c'ha più modo per tirarglielo via. Letteralmente così. Il che è incredibile comunque che possa funzionare in un meta dove ci sono tre tifoni e due tempeste. E però... Painful Choice e tre moff. Io comunque ho visto il tifone all'inizio, t'ho spaccato uno. Ho preso Tempesta e t'ho spaccato quell'altro. Poi basta, è arrivata la terza chain. Hai visto le stesse carte che ho visto io prima. Io c'ho 15 carte del mazzo prima. Però zero Chain Energy. Vabbè, GG. E niente. È stato più forte. Avete scoperto il Treasure Format, probabilmente uno dei formati più brutti della storia di Yu-Gi-Oh! Possiamo dirlo, non so se... Però divertente. Cioè, però i deck che fanno queste combo... Interattivo. Cioè, però... almeno c'hai sti flip, c'hai un pochino più di roba, cioè, sarà il recruiter, sarà qualcosa... No, c'è un po' di mind game, assolutamente sì. C'è un po' di mind game. È piaciuto di più rispetto allo scorso format. Poi, ovvio, è uno di quei format con queste power card pesanti. Il problema è che per un po' di anni abbiamo dei formati dove ci sono delle carte che sbilanciano completamente la partita, soprattutto se usate in catena. Perché qual è il problema? Che quando arrivano delle carte che ti fanno pescare, per esempio la pot, vedi prima statisticamente le altre carte. Quindi chi becca carte forti, in genere, vede prima anche le altre. Hai carte che rallentano. Cioè, un po' di... Magari anche con duo ti scarto un recruiter. Il recruiter potevi utilizzare all Sangan per sfoltire il mazzo, per prendere una moff. Quindi in genere non è soltanto un problema del vedere le carte forti, ma chi vede le carte forti statisticamente ne vedrà più dell'avversario. È questo il concetto. Infatti abbiamo visto il game 2 dove tu praticamente le hai tirate tutte di fila e io non ho giocato. E game 1 avevi fatto tu la stessa cosa in pratica. E game 1 avevo fatto pot of grid. Esatto. Esatto. E questo purtroppo è il problema dei formati che hanno carte così forti, perché Forceful Sentry, Painful Choice sono carte veramente veramente troppo forti. Per un po' avremo questo formato fino a che nell'aprile 2004 non arriverà la prima banlist. Noi saremo, caro Jacopo,
purtroppo in questa situazione, con tutte queste belle carte che hai appena visto. Che bello. 2 anni così. Ci aspettano 2 anni così, Jacopo. Forza. Ci vediamo al prossimo formato con l'Imperial Format, servitore del faraone. Ciao ragazzi. Bye bye guys.